Online, buonasera a A te, tutti, Claudio Sterzi. alla nuova puntata di Reggio Eufuria. Stasera ho voluto con me il nostro direttore Gianni Colacione per fare una chiacchierata anche breve insieme a lui, un po' sugli ultimi aggiornamenti, sulle ultime notizie. Pensavo di avere con me il tesoriere dell'ARA, che è Vincenzo Bitulli, per commentare le sentenze ultime della Corte Costituzionale, ma purtroppo ha avuto dei problemi anche di salute, diciamo, se ingrippato con un colpo della strega terribile, si è rimpinzato di antidolorifici e quindi stasera non può essere con noi. E quindi facciamo una puntata così, un po' di aggiornamento. E volevo innanzitutto parlare, come ho già anticipato a Gianni, innanzitutto parlare di questa operazione di polizia che ha coinvolto un candidato della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, e cioè Emilio Quintieri. Ora, io notizie aggiornatissime non ne ho, diciamo che sono rimasta un po' alle notizie di stamani, e comunque quello che si sa è che nel corso di un'operazione antidroga della polizia di Cosenza, mi sembra che si parli di Cosenza comunque, a controllo, sì, Cosenza, esatto, è un'operazione denominata Scacco Matto dal nome del locale che era in qualche modo frequentato dagli arrestati, sono stati appunto arrestati o comunque inquisiti a diverso titolo sei persone, fra le quali appunto Emilio Quintieri. Ora, esattamente di che cosa lui è accusato di preciso non si riesce a capire, perché comunque parla di quello che nelle agenzie, almeno che sono uscite, si parla genericamente di quello che riguarda tutti e sei, per cui cos'è che riguarda lui in particolare per adesso non lo sappiamo. Si parla comunque di hashish, 3 kg, di 2 kg di marijuana e 28 grammi di cocaina. E anche nel corso delle indagini recuperati 2 fucili, 5 pistole, un silenziatore e numeroso munizionamento. Però non sappiamo esattamente a chi sono state sequestrate queste cose e chi riguardano in particolare. Ora, poi, dietro a questa notizia, naturalmente ci sono stati una serie di commenti, la maggior parte, almeno di quelli sul mio profilo, diciamo, molto indignati per quello che è successo. Addirittura si ipotizza che possa essere una mossa politica fatta apposta per mettere in difficoltà quello che è il candidato appunto della lista AGL. In realtà, diciamo esattamente, non lo sappiamo. E però io vorrei ricordare che al di là del fatto che a me dispiace naturalmente e che la cosa è ancora più grave, essendo un candidato comunque politico, al di là di questo, sono cose che accadono tutti i giorni e che poi alla fine è molto facile incappare nelle maglie della giustizia, anche se poi di grossi reati non se ne è commessi. E quindi è una cosa che accade un po' tutti i giorni a tanti ragazzi, anche a tanti adulti, di finire appunto inquisiti oppure arrestati, a volte per veramente delle scemenze. In particolare, però, questo riveste una certa gravità perché si tratta di un candidato politico. Te, Gianni, ne sai qualcosa? Hai sentito questa No, no, notizia? aggiornamenti non ne ho. Ovviamente ci sta tutta quanta la sorte, diciamo, del momento, diciamo, di disorientamento o di delusione, insomma, di scoraggiamento per tutti coloro che sono i candidati lì della lista AGL, perché certo non è una cosa che aiuta, però è anche vero che non avendo poi dati di base, e poi soprattutto se è un fermo di polizia, se è un, già, come va a finire, non è che se ne Infatti possa ci sarà una ritornare. decisione del giudice del riesame che però purtroppo non ho potuto seguire perché poi l'avvocato che si è offerto spontaneamente su Facebook di seguire il caso ha detto d'ora in poi metterò sul mio profilo, purtroppo un profilo chiuso per cui non sono riuscita nemmeno poi a seguire al di là di stamani in cui diceva oggi nel tardo pomeriggio se avranno delle notizie in più sul fatto se possa essere rilasciato agli arresti domiciliari oppure no. E quindi diciamo le notizie veramente ci mancano del tutto. Devo dire, ho visto da altre agenzie che per Emilio non si tratta della prima cosa a cui va incontro, perché già nel 2009 c'erano stati dei problemi simili, il che non vuol dire assolutamente nulla, naturalmente. E anche io non mi sento di prendere nessuna distanza, perché anche se fosse un fatto di consumo, o anche se fosse un fatto che oltre che di consumo si è trattato anche di un acquisto in comune, in qualche modo di un passaggio, certamente non siamo di fronte al caso del grande narcotrafficante e del delinquente vero e proprio che diciamo lucra unicamente su quello che è un commercio illegale, ma molto probabilmente siamo comunque, anche se c'è un'ipotesi di reato valida, siamo comunque nell'ambito del consumo e dell'acquisto comune. E quindi non me la sentirei di prendere
prendere le distanze, nemmeno se venisse fuori che poi 28 grammi di cocaina erano a casa sua. Ecco, detto proprio sinceramente, perché un po' è vero che aspettiamo di avere notizie definitive, però io sinceramente non me la sento di prendere le distanze, perché a volte no, basta pochissimo. Uno dice, vabbè, se fumava un grammo d'erba non prendo le distanze, però se c'era 20 grammi di cocaina in casa prendo le distanze. Ecco, io sinceramente non me la sentirei di prendere le distanze neanche se avesse avuto un quantitativo del genere in casa, perché poi alla fine i veri delinquenti sono quelli che magari neanche la consumano ma ne fanno passare le tonnellate, e sono ben altri per i delinquenti e per i criminali. E quindi diciamo tanta solidarietà, speriamo che vada a finire bene. Certo, sì, influisce fortemente sulla campagna elettorale, da una parte in senso negativo, da un'altra parte forse anche in senso positivo, però alla fine, perché può darsi che una serie di persone, che in Italia sono tantissime, si possano in qualche modo identificare e sentire in qualche modo vicine a questa persona che sta subendo delle conseguenze pesanti, molto pesanti, da qualcosa che forse non è veramente niente da un punto di vista proprio penale. E quello che può accadere, Claudia, quando i candidati vengono dalla cosiddetta società civile che vediamo che in qualche modo ha una quota di rappresentanza anche di persone, tra i candidati, di persone che utilizzano comunemente queste sostanze chiamate droghe o quello che è, e che in qualche modo perché non devono essere rappresentati anche con i candidati? Non sarebbe niente di scandaloso se rappresenta una parte della comunità italiana. Se soltanto per le droghe leggere cosiddette si parla di 3-4 milioni di consumatori, se ci mettiamo poi di tutte le droghe illegali molto probabilmente sono molti di più, e quindi comunque è una bella e larga fetta di quella che è la popolazione italiana. Quindi a un certo punto infatti si rappresenta comunque una parte della popolazione italiana, e non c'è da vergognarsi a esprimere solidarietà e comunque a difendere. D'altra parte la posizione antiproibizionista radicale è quella di legalizzazione di tutte le droghe, e quindi non c'è assolutamente nessun tipo di distanza da prendere, se non eventualmente, ma non è sicuramente questo il caso, da chi appunto fa unicamente un discorso di lucro e lucra su tonnellate e tonnellate di roba che passa poi spesso senza nessuna conseguenza, perché poi molto spesso vediamo che vengono presi, arrestati e inquisiti i pesci piccoli, i consumatori, i piccoli spacciatori, ma in realtà quello che è il grosso traffico o i grossi aspetti anche di corruzione che girano intorno al traffico non vengono assolutamente in nessun modo perseguiti. Quindi in ogni caso, casomai si tratta di piccoli pesci, perché qua si parla, ripeto, di 3 kg di hashish, 2 kg di marijuana e 28 grammi di cocaina. Insomma, comunque siamo a dei livelli veramente infimi, possono sembrare grandi quantità, però in realtà siamo a dei livelli infimi rispetto a quello che è il consumo e il traffico anche soltanto giornaliero che gira in Italia. Si parla di quintali di tonnellate, quindi comunque sì, siamo a dei livelli veramente piccoli. Chissà, potrebbe anche essere veramente una mossa fatta apposta per mettere in difficoltà un candidato. È una cosa che è tutta da scoprire e che vedremo un po', seguiremo un po' nei prossimi giorni. Comunque la campagna elettorale questo tema lo sta sollevando in diversi aspetti. Ultimamente c'è stato un appello di Paolo Ferrero a tutti i candidati e le candidate: stop alla fine Giovanardi, alla fine Giovanardi. E quindi da parte di Paolo Ferrero c'è stato proprio un appello a tutti i candidati e le candidate alle elezioni nazionali al fine di costruire da subito quelle convergenze che rendano possibile un passo avanti nella civiltà del paese. Quando ero ministro delle politiche sociali, dice Paolo Ferrero, la cancellazione della legge sulle droghe fu impedita da parte del PD, dice lui, e da una campagna mediatica che bloccò ogni tentativo di riforma ad una delle leggi a massima penalità per i consumatori. Oggi con Rivoluzione Civile, dice Paolo Ferrero, che appunto si presenta insieme a Ingroia Rivoluzione Civile, vogliamo riaprire questa partita e uscire dalle politiche repressive sulle droghe a partire dall'abrogazione della fine Giovanardi. E quindi chiediamo a tutti di promuovere questo appello. Ora, io sinceramente, te ti ricordi esattamente quando è che lui fu ministro delle politiche sociali, Gianni? No, Con la rosa nel pugno? Adesso lo possiamo vedere. Allora, intanto tu vai avanti. Ho avuto dei racconti molto chiari da parte di Donatella Poletti in particolare,
che quando era deputata, non senatrice, mi sembra deputata con la rosa nel pugno, sì, deputata, perché i senatori della rosa nel pugno non furono mai nominati, in realtà furono eletti due, ma mai nominati, e mi raccontava che di fronte a tutte le sue proposte di legge, a tutte le sue battaglie comunque legislative su questo aspetto, l'ostracismo più forte l'aveva trovato proprio da Paolo Ferrero e dalle forze politiche dell'estrema sinistra cosiddetta, che non con un'opposizione aperta, ma con un continuo rinviare gli appuntamenti, rinviare le riunioni, in qualche maniera Allora, ecco avevano. che trovo su Wikipedia, Sì? ministro della solidarietà sociale, mette Wikipedia dal 17 maggio 2006 all'8 maggio 2008, E quindi con si parla presidente proprio della Romano rosa nel pugno. Romano Parte che Prodi. allora mi sembra che non si potesse parlare di Fini Giovanardi, se non sbaglio. Perché la Fini Giovanardi è posteriore, mi pare proprio di ricordare, e quindi non è che si parlava di Fini Giovanardi, ma di Ugolino Vassalli, quindi fa un po' di confusione Paolo Ferrero, molto probabilmente. A parte quello, mi sembra che un po' come un po' tutti, insomma, poi alla fine, quando sono in campagna elettorale, cercano sempre di apparire come i paladini della riforma delle leggi sulle droghe, però poi quando in realtà sono in condizione di veramente poter fare qualcosa, fanno un po' poco. Io poi su questa lista di ingroia ho dei grossi dubbi, perché comunque vedo che sì, ci sono delle dichiarazioni qua e là, sia di ingroia che di Ferrero, anche di altri. C'è un manifesto, ho detto più volte, che gira con il simbolo di rivoluzione civile, con tutte le piante di marijuana dietro. Però poi se uno va sul sito di Rivoluzione Civile non trova niente nel programma su questo aspetto e non trova nemmeno fra i manifesti quello che gira invece in rete, e quindi si ha un po' l'impressione di un movimento di base che vuole portare avanti questo tipo di istanze, però che non corrisponde veramente a una volontà politica da parte di chi poi veramente in Parlamento eventualmente andrà e sarà eletto. E quindi diciamo che mi lascia un po' dubbiosa. Ci fa molto piacere la dichiarazione che vi lascia sicuramente, figuriamoci, che vi lascia Paolo Ferrero, però qualche dubbio sinceramente ancora adesso io ce l'avrei. Dopodiché, dopo la dichiarazione di Paolo Ferrero, stamattina è uscita anche un'intervista a Alessandro Buccolieri, che è Mefisto, meglio conosciuto con il nome di Mefisto, che è l'organizzatore per tanti anni, l'organizzatore storico della Miglio Marijuana March. Ed è un'intervista comunque interessante per i nostri temi, e te ne leggo qualche pezzetto così magari poi la commentiamo insieme. E quindi domanda dell'intervistatore: ci si rivede da sconfitti perché i movimenti contro la Fini Giovanardi non sono riusciti a impedire la svolta proibizionista sulle droghe nel nostro paese, una svolta prima attuata dal governo Berlusconi e poi rimasta tale con un centro-sinistra che non è riuscito ad andare oltre le promesse per effetto dei veti dei centristi del PD. Ora qual è la situazione? E risponde Mefisto: siamo stati sconfitti, è vero, perché questa legge è in vigore da 7 anni, ma non siamo spariti, abbiamo continuato a tenere aperta una prospettiva di cambiamento. La Miglio Marijuana March è stata da questo punto di vista una testimonianza di resistenza che ogni anno ha continuato a affermare il punto di vista di chi non si è piegato alla repressione. Noi ci siamo ancora e c'è un'ampia rete pronta a riprendere in mano la lotta. Tutto quello che denunciava il movimento contro la Fini Giovanardi sulle droghe si è verificato, riprende l'intervistatore. Oggi sono passati 7 anni dall'entrata in vigore della legge. Qual è il tuo bilancio su questa normativa? E risponde Mefisto: le politiche repressive sulle droghe hanno prodotto in questi anni solo disastri, se pensiamo ad esempio ai costi sociali dovuti all'incarcerazione di massa dei consumatori e alle sofferenze umane. La vicenda di Stefano Cucchi o quella di Aldo Bianzino sono gli esempi di questo disastro. Tutte le cose che denunciamo prima dell'entrata della Fini Giovanardi si sono poi verificate. Anche il fatto che questa normativa è viziata da elementi di incostituzionalità. Occorre far sapere a tutti, ad esempio, quello che ha detto la terza sezione della Corte di Appello di Roma, che ha rinviato la norma alla Consulta denunciandone l'incostituzionalità. Ora siamo impegnati in particolar modo per far sapere a tutti l'importanza di questa pronuncia e provare a bloccarla fino a quando la Consulta non deciderà. Prevede quindi di rimettere in piedi un movimento per sensibilizzare il paese, chiede l'intervistatore? Sì, noi siamo intenzionati ad esempio a fare una manifestazione il giorno in cui la Consulta deciderà se la norma è costituzionale o meno. Occorre riprendere in mano il tema del consumo personale, della libertà individuale, al di fuori del pronunciamento etico o morale.
Giusto o sbagliato non può essere reato. Da questo punto di vista, l'appello di Ferrero di oggi, e parla proprio dell'appello che vi ho letto adesso, è importante come quelle di altri che si stanno pronunciando per riaprire la partita sulle droghe. Riprende l'intervistatore. In questi giorni ha lavorato per fare in modo che i politici impegnati in queste elezioni prendessero posizione al riguardo. Ed oggi Ferrero ha chiesto a tutti i parlamentari di sostenere le vostre sollecitazioni con un appello. Anche in Groia deve essere chiaro su questi punti. Ma come vede un magistrato che dice di essere a favore della legalizzazione e al tempo stesso però è molto duro con i reati legati alla mafia? Cosa ne pensi? Non penso che ci sia una contraddizione in questo. La Fini Giovanardi è stata messa dallo stesso governo che ha avuto 61 seggi in Sicilia, non scordiamocelo. Quando sento dire che il governo Berlusconi ha combattuto la mafia, mi viene da ridere. Una legge come la Fini Giovanardi rafforza il monopolio del proibizionismo. Una quantità di denaro esentasse che rientra dentro il circuito delle banche italiane enorme. Ingroia questa cosa l'ha capito benissimo e non a caso ha un approccio antiproibizionista. La vostra proposta quindi qual è? È l'ultima domanda. Noi siamo per l'autocoltivazione della marijuana per uso ludico o terapeutico. La marijuana è una pianta utile all'umanità, un bene comune che non dovrebbe essere sganciato dalla logica del profitto e del commercio. L'autocoltivazione di fatto sottrae questa pianta al meccanismo delle mafie e del profitto capitalista. Quindi vediamo che Mefisto continua a sostenere una politica antiproibizionista, però limitata, diciamo, all'aspetto unicamente della marijuana, della canapa, sia a scopo terapeutico che a scopo ludico. E quindi un approccio comunque antiproibizionista, però per adesso anche un po' in qualche modo limitato. D'altra parte, l'Emilia Marijuana March, come dice il nome, di questo si occupa. C'è stata anche una posizione interessante di Ignazio Marino, che anche lui si è dichiarato assolutamente a favore della legalizzazione perlomeno della marijuana. Anche Beppe Grillo si è pronunciato a favore della legalizzazione della marijuana. Naturalmente i radicali storicamente, diciamo, sono su questa linea. Purtroppo, almeno dal mio punto di vista, tutto questo per adesso si limita alla campagna elettorale. Bisogna vedere un po' dopo come si muoveranno, quando veramente saranno in posizione di Sì, poi potersi muovere. peraltro Groia, Aspetta. ricordiamo pure che ha fatto degli accenni all'amnistia, che insomma, voglio dire, che sta nella dicitura della lista, appunto, Amnistia, Giustizia e Libertà. Chi è Cosa questo? che Scusa? Chi è che ha fatto Groia, accenni? Groia, Groia, Ok. cosa che almeno io penso non sia un investimento in demagogia e quindi in facili consensi, dal momento appunto che comunque, come sappiamo, il pensare di aprire le porte delle carceri, pur con tutte le motivazioni che conosciamo, la questione carceraria e così via, forse ha un certo tipo di elettorato, non è forse un viatico per conquistarli, ecco. Però, insomma, mi sembra che sia stata una posizione, non dico coraggiosa, però, insomma, si è esposto con questa parola. Poi, certo, bisogna vedere quello che seguirà. Però, Eh sì, teniamo infatti, è presente questo che un po' è che il aspettiamo di partito dei vedere. magistrati, il partito dove ci sta Di Pietro. Insomma, poteva anche puntare, non lo so, sulla cosa opposta, cioè Sì, sul. d'altra parte anche Di Pietro è sempre stato molto critico, addirittura mi ricordo le posizioni sull'indulto, ha anche diverse volte espresso delle falsità Di Pietro in televisione dicendo che Esattamente. l'indulto aveva portato tantissime persone a tornare in carcere a poca distanza dall'indulto. Mentre invece sappiamo che non è vero, che comunque le persone indultate non sono rientrate poi in realtà con tanta facilità in carcere, per cui non era quello che. È un po' diciamo, una strana accozzaglia, diciamo, questa rivoluzione civile, no? Sì. Perché unisce tanta gente un po' anche molto diversa, anche un po' molto diversa una dall'altra. Sì, no, io mi permetto di sottolineare il fatto che appunto in questa campagna elettorale in cui siamo subissati di promesse, di tranquillizzanti e soprattutto cose irrealizzabili, pur le sempre legittime, per carità, nella campagna elettorale che insomma sappiamo nel paese di Pulcinella è quella che è. Ecco, il dato un pochino di differenza è nel non dire proprio nella campagna elettorale una cosa di facile presa, facile consenso. Potrebbe far sperare poi, nel momento appunto in cui questo partito fosse in Parlamento,
che prendesse appunto sul serio questa vicenda dell'antiproibizionismo, che poi appunto, come sappiamo, grazie alla Finocchiaro-Einaudi, è una delle cause che rendono le nostre carceri invivibili, insomma. Sì, sul sovraffollamento sicuramente una delle cause principali, perché io ricordo sempre che il 40% degli arrestati viene arrestato proprio in base alla Fini-Giovanardi, quindi comunque è una bella quantità, senza dubbio. Sicuramente la posizione di Ferrero che dice la colpa è del PD la vedo molto strumentale, anche perché in realtà una delle poche proposte di legge che c'è stata nell'ultima legislatura è stata proprio di Ferrante e Della Seta per la legalizzazione, che sono due senatori PD, quindi non è che poi il PD abbia fatto meno più di altre forze, più o meno diciamo dalla parte del centro-sinistra siamo un po' lì fra tutti quanti, quindi la vedo proprio strumentata la campagna elettorale, dire per colpa del PD se non si è fatto nulla e invece con noi chissà che faremo, anche perché hanno con loro comunque Di Pietro, che non è certamente un antiproibizionista né un legalizzatore, e quindi insomma è un po' in dubbio, diciamo, c'è sempre il dubbio che usino questo argomento in campagna elettorale e poi dopo sì, magari si al momento che saranno veramente al governo, se ci saranno, perché poi bisogna vedere anche un po' i risultati, quali verranno fuori sicuramente. Ora io ti leggerei un'altra notizia dal sito di ADUC, che è lunga, ma cerchiamo di riassumerla. E parla della guida in stato di ebbrezza, guida in stato di ebbrezza che però è anche riportabile non soltanto all'alcol, ma può essere riportata anche ad altro tipo di sostanze. Ed è la quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con una sentenza, ribadisce il fatto che in caso di guida in stato alterato la valutazione soggettiva degli agenti non è sufficiente, e ci mancherebbe naturalmente, a volte veramente sono cose proprio che anche al buon senso comune paiono evidenti, cioè non è sufficiente che agli agenti tu in qualche modo sembri alterato, ma è necessario comunque un controllo di tipo proprio di test, perché non è possibile basarsi unicamente su quello che sembra agli agenti che ti fermano. Ed è una sentenza comunque che ha il suo interesse e la sua importanza. Dunque, vediamo un po' se troviamo qualche altra notizia che riguarda. Vediamo un po'. Paolo Ferrero, l'abbiamo letta, arrestato Peraltro, per. Claudia, visto che stiamo parlando di questa campagna elettorale, ecco, Sì, un dimmi. commento, insomma, tu sei anche chiaramente un militante e sai appunto da tempo nell'ambito appunto di tutto quello che è il movimento radicale. Ecco, qualche idea, o meglio, qualche speranza, su cui nutri un po' più di fiducia, o le cose che più ti hanno veramente infastidito, perché sono state delle valanghe di dichiarazioni, promesse, intenti e così via. Ma guardi, io sarò molto sincera, perché tanto è il mio diciamo, vizio, che sia un pregio o un difetto, è quello anche di essere molto sincera. Io sono molto in difficoltà per queste elezioni, sono molto in difficoltà. Io da quando ho 18 anni ho votato sempre soltanto le liste radicali. Quest'anno io sono molto in difficoltà perché sinceramente non mi riconosco del tutto nella lista GL per una serie di motivi, però non, fin dall'inizio non mi sono molto riconosciuta in questa lista cosiddetta di scopo, non mi sono riconosciuta fin dall'inizio alla lista di scopo. Ora poi che vedo che le iniziative in campagna elettorale sono state focalizzate quasi unicamente nemmeno sull'amnistia, ma in realtà su una campagna di diciamo attacco da una parte a Zingaretti per le vicende della provincia, dall'altro, ho visto oggi la conferenza stampa del partito, si trattava di una denuncia, per carità, legittima e giustissima, sugli sprechi e sulla rendicontazione del denaro ricevuto da parte di tutte le forze politiche in Regione Lazio. Però, diciamo, da un punto di vista di proposta politica è veramente un po' poco, diciamo, non soltanto dal punto di vista antiproibizionista, poi assolutamente non c'è niente, diciamo che paradossalmente, in maniera quasi ridicola, mi sento più vicina alle dichiarazioni di Ferrero, anche se le so non del tutto vere, o più vicina alle dichiarazioni di Ingroia, anche se anche su quello ho tantissimi dubbi, che non a quelle radicali che sull'antiproibizionismo praticamente non hanno detto quasi niente, se non mettere in programma
nel programma c'è scritto che uno dei motivi del sovraffollamento è la fine Giovanardi. E beh, ci mancherebbe, cioè, questo bastano i dati alla mano, non è che c'è bisogno di tante studi sopra, insomma. E quindi dal punto di vista dell'antiproibizionismo, da un punto di vista più generale poi, anche io sinceramente la situazione italiana l'ho presente molto bene e vedo quali sono le difficoltà enormi, non dico soltanto dei giovani ma anche degli adulti, le difficoltà di tutti noi, le difficoltà della popolazione, il momento di crisi economica pesantissima, il momento di crisi politica, c'è una campagna elettorale fatta a colpi di arresti, di diffamazioni, di accuse, di calunnie da tutte le parti. E questa volta purtroppo devo dire che non si sta distinguendo un granché in maniera chiara e trasparente la lista fra virgolette radicale, perché non c'è stata un'iniziativa politica vera e propria se non appunto le accuse agli altri. E io so che invece una tradizione radicale era quella di dire non bisogna essere contro qualcosa ma pro qualcosa. Ora, al di là dell'essere pro amnistia, che certamente siamo pro amnistia, ci mancherebbe, certo. Però per me come idea fondante sulla quale costruire una campagna elettorale è sinceramente un po' poco. E sinceramente non ho grosse speranze che si riesca a entrare nelle istituzioni, anzi non ci credo proprio, non capisco come si faccia a coltivare speranze di poterci entrare, perché siamo pochissimo visibili già in partenza, le condizioni di partenza sicuramente, l'analisi del caso Italia, l'analisi della peste italiana mi trova perfettamente concorde, quindi già come condizioni di partenza non siamo visibili. Abbiamo un simbolo che non reca nemmeno la parola radicali, quindi a maggior ragione non siamo visibili, perché nemmeno siamo riconoscibili, al di là del fatto che il simbolo assomiglia graficamente a quello radicalista Bonino Pannella, sì, però questo è veramente un po' poco, per cui ci sta che la maggior parte delle persone nemmeno abbia idea che esistiamo e che ci possono votare, e quindi non vedo assolutamente possibilità di poter poi entrare in qualche modo in Parlamento o in Regione. È una campagna elettorale molto debole dal mio punto di vista e io sono veramente molto in difficoltà, perché non ho idea di come orientarmi anche sul voto mio stesso, sinceramente sono proprio in difficoltà e a disagio su questo aspetto, te lo dico sinceramente. Poi non ho soluzioni da offrire, per carità, figuriamoci, ci sta benissimo che poi alla fine scelgo di votare comunque per i nostri compagni, perché sono i miei compagni, però unicamente perché sono i miei compagni, no? Perché ci sia veramente una convinzione questa volta, ed è la prima volta, sinceramente. Io ho votato anche quando abbiamo fatto l'accordo col PD, pur essendo critica, pur avendo fatto degli interventi molto critici sull'accordo col PD, però con piena fiducia ho dato comunque il mio voto al PD per portare in Parlamento i compagni radicali. Questa volta ho addirittura dei dubbi in più, perché noi non è un voto che in qualche maniera non molto probabilmente non sarebbe assolutamente a niente. Di non andare a votare non mi pongo neanche il dubbio, perché a votare ci vado di sicuro, ci mancherebbe, sono pienamente convinta, perché comunque quella per il voto a tutti è stata una battaglia che è durata secoli, che ha visto diverse persone morire, e comunque una battaglia che merita rispetto. Per cui ho ben presente comunque il dovere di andare a votare in ogni caso, però sono veramente in difficoltà sulle scelte da poter operare, e la campagna elettorale, specialmente quella sulla Regione Lazio, con questo accanimento da parte di Rosso Di Vita in particolare, con questo accanimento, proprio accanimento vendicativo su Zingaretti, non la concepisco, non la capisco. Che bisogna anche ricordarsi che comunque in ogni caso Zingaretti fino a 2 mesi fa era il nostro grandissimo amico, era una persona che noi apprezzavamo, con la quale pensavamo di fare degli accordi. D'altra parte l'interrogazione in cui si mette in dubbio tutta quella vicenda sui contributi INPS, sulle assunzioni all'ultimo minuto, è venuta fuori già nel 2009, da un'interrogazione alla provincia di Roma, quindi non è che sì, ci è arrivato il plico. Io non voglio mettere in dubbio, può anche darsi che il plico è arrivato l'altro giorno all'improvviso e che noi non si sapesse nulla, però dubito Gianni, io dubito, perché un'interrogazione parlamentare in provincia del 2009, noi abbiamo una persona in provincia dalle elezioni provinciali che erano nel 2008, abbiamo avuto Massimiliano Iervolino in provincia, che era il primo o tra i primi non eletti delle liste Zingaretti proprio, lui si è presentato dentro la lista Zingaretti ed essendo il primo fra i primi non eletti è stato comunque assunto nella segreteria di Zingaretti alle politiche sociali, mi sembra.
Quando abbiamo poi avuto due consiglieri regionali, Iervolino è passato al gruppo in regione e Isio Moreddu è andato a ricoprire il suo posto alla provincia di Roma. Ora, che noi, con le persone dentro la provincia, si aspetti per l'appunto il momento della campagna elettorale per scoprire all'improvviso che c'è stata un'interrogazione parlamentare fin dal 2009 su questo aspetto, a me lascia dei dubbi. D'altra parte, io ho sentito con le mie orecchie, quindi lo posso dire. Rosso di Vita, che in una riunione del Partito Radicale, nel salone del Partito Radicale, parlando del fatto che Zingaretti aveva detto che non voleva più, non Rosso di Vita e Berardo, ma che non, per regolamento loro interno non voleva più ricandidare persone che già fossero state in consiglio regionale, e lui ha detto: gli farò cacare sangue, con un'espressione molto elegante, e quindi voglio dire, cioè, uno più uno fa due, mi sembra un accanimento vendicativo che, per carità, legittimo, ognuno fa come vuole, però di campagna elettorale e di alta politica veramente ha molto, molto, molto poco, molto poco, molto poco. E sulla campagna elettorale nazionale io grosse iniziative sinceramente non ne ho viste, non ne ho viste da nessuna parte, non ne ho viste a Roma, ma non ne ho viste neanche da altre parti, non, a parte l'insistenza sull'amnistia, che è legittima e giusta. Però non, per non parlare dell'antiproibizionismo, che proprio nessuno ne ha parlato nemmeno lontanamente, ma anche su altri temi non ho sentito proprio niente, e questo mi lascia veramente perplessa e delusa e dispiaciuta, e non so veramente come pormi, diciamo. Bene, Sì, questo. no, sono delle considerazioni condivisibili, senz'altro. Peraltro io penso anche che questa sia l'occasione anche, ma non solo, per tutto il travaglio che c'è stato, per la raccolta delle firme, le polemiche, le persone che si sono dissociate, chi è stato accusato di remare contro, ma insomma, forse anche un po' eccedendo. Comunque sia questa un'occasione che dovrebbe essere presa a prescindere appunto dall'esito della campagna elettorale per darci una guardata un po' al nostro interno, parlando appunto del mondo radicale, perché probabilmente certi meccanismi non bastano più, insomma. No, Quello che no, tu pure dici di questo io lo dico da anni, quindi mi trovi è perfettamente no, no, sì, ma concorde. lo diciamo, Io sono una persona che ha dai. sempre detto, fermo restando l'analisi dell'infame regime, che per carità sono d'accordissimo e per me rimane quello che è, palermitano e corleonesi, cioè figurati, sono anni che ci credo profondamente e ne sono convinta. Fermo restando questo, bisogna anche prendere coscienza di alcuni di quelli che sono i nostri limiti in tanti sensi. E comunque in qualche maniera, perché non si può poi avere dei dogmi ballerini, perché per esempio una delle cose che non mi è tornata, mi sembra di avertela detta anche nell'intervista che mi hai fatto durante il comitato, è stato per esempio il fatto che sono stati tantissimo criticati da parte della dirigenza quelli che hanno ritirato la candidatura in occasione del ventilato accordo con Storace. Poi Cappato è venuto a dirci in riunione, mi sembra nella direzione del comitato stesso, comunque in un'altra occasione, Mi pare proprio un intervento in comitato, se non sbaglio. che Pannella stesso, nel momento che lui voleva fare l'accordo con Ambrosoli, ha detto: allora io ritiro la candidatura. Cioè, allora non è che si può fare due pesi e due misure a seconda di come ci torna meglio, cioè bisogna avere anche un minimo di linearità e di razionalità. Per cui, se va bene che Pannella ritira la candidatura nel caso di accordo con Ambrosoli, va anche bene che Tizio Caio non se la sentano e ritirino la candidatura nel caso di accordo con Storace. Cosa c'è di strano, voglio dire? Sì, D'altra Cappato ha parte, riferito peraltro che Pannella l'ha fatto, insomma, in modo abbastanza, tra virgolette, silenzioso, per cercare appunto di non fare troppo clamore sulla cosa, però obiettivamente è un però dato il fatto politico. silenzioso o meno, il fatto rimane Certo, fatto, capito? è un dato Infatti, io politico. ricordo benissimo l'indignazione quando Toscani, che era candidato in Toscana per la campagna sulle regionali del 2010, a un certo punto tirò fuori la provocazione, perché forse era soltanto una provocazione oltretutto, ma disse: allora io mi alleo col centrodestra, che poi in Toscana ha un significato particolare, non è come in tutto il territorio nazionale. Allora mi alleo col centrodestra, e a quel punto fu addirittura praticamente destituito del suo ruolo di candidato e ci fu mandato invece, ora purtroppo mi sfugge il nome, comunque ci fu mandato l'altro candidato, che poi è stato quello che ci ha portato avanti per tutta la campagna regionale. Per cui non è che l'accordo col centrodestra si può fare nel caso di Storace è meraviglioso e in un altro caso invece fa schifo. Cioè, uno a un certo punto bisogna anche che abbia
una linea che sia un minimo coerente negli anni e nel tempo, anche se cambiano le situazioni politiche, sicuramente. Questo sì, però non è che il PD nel 2008 era meraviglioso e oggi fa schifo, cioè il PD è sempre il PD, da quando è nato il PD è il PD con le stesse persone, con le stesse dinamiche, con quelle che poi fanno parte di DS precedentemente, di tutta quella che è la storia da una parte del PC, da una parte della Democrazia Cristiana e poi della Margherita, è sempre Certo. quello. Per cui non è che nel Tornando al tema 2021. dell'antiproibizionismo, cioè, mi sembra Sì. abbastanza che dovrebbe essere antiproibizionista in un partito come questo, che nel bene o nel male, più di una volta io ho notato, gli esponenti, i dirigenti dicono tutto e il contrario di tutto, quindi si diversificano molto al loro interno su vari argomenti. Ecco, sarebbe un approccio antiproibizionista e quindi radicale. Rispettare le opinioni e le prese di distanza o meno degli altri o gli endorsement che qualcuno fa intorno alla zona del Po e nel Piemonte, Parlando di Viale e di Renzi. sì, perché insomma, tutto sommato, ecco, se c'è una certa libertà di agire, poi peraltro anche chi ha un incarico, che poi sappiamo, insomma, gli incarichi. Veramente in Casa Radicale sono di militanza, gente che insomma non è che se la tira come può essere, non so, un Berlusconi o chi ugualmente non è che debba soffrire di una libertà di azione per il fatto che di una diminuzione della libertà di azione per il fatto che è candidato, insomma, se, anche lui ha il diritto di voto e il diritto di, se vuole, appoggiare chi o chi ne ha no, insomma. Non è che debba essere, diciamo, si deve ritorcere il fatto che ha un incarico, peraltro, appunto, in caso di Silvio Viale come presidente, che insomma è una cosa che poi operativamente Ma Silvio Viale, ti dirò, il presidente lo è perché è eletto dal congresso e quindi anche per Esatto. rispetto al congresso degli iscritti è giustissimo criticarlo quando uno ritiene di criticarlo, però questa sequela continua che esiste su Setia Graal, nelle riunioni radicali, eccetera, di insulti veramente e di sempre distanza presa da lui è anche in qualche modo una serie di insulti e di distanze prese dal congresso, mentre il congresso degli iscritti se l'è eletto per 3 volte di seguito, e questo qualcosa deve voler dire, non è che sia una cosa casuale, cioè o vuoi dire che i tuoi iscritti sono un branco di deficienti, o se no devi prendere un attimo in considerazione anche il perché lo hanno eletto per 3 volte, la prima volta contro De Sceglio, la seconda volta ha vinto contro Testa e Cossu, e la terza volta quest'anno ha vinto contro Cianfanelli, per 3 volte di seguito ha Mi vinto Viale. pare di ricordare che in una eri anche tu candidata. Io segreteria, non presidenza. Ah, beh, la segreteria, La ho sbagliato. segreteria, l'anno Sì, che sì. Viale fu candidato contro Cossu e Testa e Bolognetti che rinunciò a favore di Testa, io ero candidata alla segreteria contro Mario Stadevini. Sì, no, figurati, per carità. Alla presidenza non mi sono mai candidata, però vabbè, non vuol dire. Insomma, la faccenda è un po'. Poi, tra l'altro, ti dirò, a me un pochino mi torna anche leggermente. In qualche modo non è che sia uguale, sono 2 cose diverse, però si fa tanto le pulci a quello che ha fatto Zingaretti e senza dubbio ci sono dei grossi dubbi su tutte queste cose, delle assunzioni fatte un giorno prima delle candidature, eccetera. Però non dimentichiamoci che noi per 5 anni, grazie all'accordo col PD, tanto vituperato da me per prima, abbiamo avuto per 5 anni dei signori stipendi per decine di persone. Perché con il gruppo alla Camera, il gruppo al Senato e il gruppo alla Regione, noi abbiamo avuto una serie di persone che nominalmente lavoravano per la Camera, per il Senato e per la Regione, nominalmente, con gli stipendi di soldi pubblici per quello, in realtà lavoravano al partito. Perché io li ho visti con i miei occhi, non è che mi faccio vergogna a dirlo, perché questa è la verità. E anche questa, diciamo, non è rubare i soldi pubblici, per carità, non è come farsi assumere apposta per prendere contributi, però comunque è una cosa che non è del tutto trasparente, non è del tutto limpida, perché poi queste persone in regione non ci sono mai andate, al Senato non ci sono mai andate se non per andare alla mensa magari, quindi non è poi una cosa del tutto, quindi è bene quando uno vuol fare le azioni dal cavaliere senza macchie, senza paura, puri al 100%, bisogna anche avere il coraggio poi di esserlo fino in fondo veramente. In questo caso noi del tutto puliti su questo aspetto, per esempio, non lo siamo, non c'è mica niente da vergognarsi, siamo comunque molto più puliti degli altri, però non è che siamo perfetti.
E fra l'altro sono tutti stipendi, denari e risorse che ci sono venute dall'accordo proprio col PD, al quale abbiamo sputato addosso poi per anni, al quale stiamo sputando addosso ancora peggio adesso, con l'intenzione addirittura di fargli cacare sangue. Cioè, insomma, non è bellissimo, cioè, non è bellissimo sfruttare le risorse e poi dopo dire che ci fanno schifo le persone che ce l'hanno offerte, per me almeno. Che pure sono stata una delle più critiche rispetto all'accordo col PD, non ero d'accordo per niente. Al momento che l'accetti, però, non è che poi dopo 5 anni puoi dirvi siete un branco di ladri, perché 5 anni fa che cos'erano? Erano degli immacolati? Sì, poi c'è stato un periodo in cui si era coniata l'espressione noi eravamo gli ultimi, com'era gli ultimi di noi samurai, i kamikaze. Gli ultimi Sì, giapponesi esattamente. di soldi. Quella è Esattamente. prima ancora dell'accordo col PD, ai tempi della rosa Sì, nel pugno. Eravamo gli sì, ultimi sì. giapponesi di Prodi, certo. Esattamente, esattamente. Insomma. E quindi adesso non so che tempi abbiamo fatto. Tu hai tenuto il tempo? Ormai abbiamo sfondato la mezz'ora Ah, ampiamente, Gian. ormai siamo Siamo così. E allora, fuori. niente, Claudio, a questo punto non ci resta altro che vedere come va a finire queste, come No, vanno a finire certo, io queste. dopo questa ulteriore dichiarazione pubblica. Sono più rovinata che mai, ma tanto. Aspetti, qualche fatua. No, io ce l'ho già la fatua addosso da mo' che ce l'ho, quindi guarda, perché come dicono tutti al partito, io ho un cattivo carattere, quando uno chiede, ma perché? Perché dici quello che pensi, Ok, perfetto. chiamiamolo E cattivo quindi carattere. con il mio cattivo carattere vi saluto. Grazie Gianni, alla Va prossima. bene, grazie a te Claudia e alla prossima ovviamente su questi schermi di Libre TV con Leggera Euforia. Ti attendiamo. Grazie ancora a tutti, chiudiamo Certo. qui allora a questo punto le trasmissioni, la regia, la linea di nuovo alla regia. Ok, Ciao. ciao.